Mia nonna, prima della fiaba della buonanotte, mi diceva: ad un uomo non far sapere quanto urli se ti fa godere. E te, sei mai riuscito a farla urlare di piacere? Salva questo video perché in futuro probabilmente ti sarà molto utile. Oggi proveremo a stilare il prontuario definitivo delle venute femminili e vedremo quanto queste corrispondono ad un reale piacere fisico, così che tu non venga mai colto impreparato dal suo o dal mio gran finale. E mentre ripensi all'ultima ragazza che hai trascinato nel letto con metodi più o meno legali, non dimenticare di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che figo, e sigla! Dalle basi, l'avrò soddisfatta? Le sarà piaciuto? Avrà finto? Per rispondere a tutte queste domande, ho deciso di stilare la più completa ed esaustiva lista di tutti i tipi di venute femminili per aiutarti a capire chi ti sei portato nel letto e per evitare inutili ansie. Ho un po' paura, non so bene cosa dirò, però iniziamo, sono bella carica. Senti che roba! Sentilo! Ah, era da tanto che non sentivo qualcosa del genere! Senti come mi fa godere! Solitamente da sentire c'è molto poco, a meno che tu non le stia telefonando, ma in realtà dovresti essere lì, in quel momento, a goderti lo spettacolo. A meno che la tua lei non sia una feticista della Nokia, sta cercando di convincerti che tu sia l'unico vero toro, come ha già fatto con gli altri 50 veri unici tori prima di te. È possibile che lei goda così? Sì! È probabile? Non troppo. Ecco, lì, 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 un po' più giù, vieni. No, 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 qua, qua, sterza, sterza. Vai, vai, va bene, raddrizza, raddrizza. Così, perfetto, bravissimo. Apprezzabile l'onestà nel metterti nelle condizioni di farla venire. Ma a meno che non siano le prime volte o che tu sia un vigile urbano, queste situazioni ti potrebbero mettere un po' in difficoltà. Ma una cosa è certa, se riuscirai nelle giuste manovre, lei sarà sinceramente soddisfatta. Secondo te stiamo bene insieme? Ti piaccio ancora? Ma tu che ci fai qua? Questo tipo di venuta coglie le ragazze in circostanze non sempre molto chiare. Queste domande potrebbero anticipare il vostro ultimo incontro o una denuncia alla polizia. Ma una cosa è certa, è che mentre lo stavate facendo, lei pensava ad altro. Sì, esatto, ci sono alcune ragazze che non emettono suoni, quindi ricordati sempre di sentirle il polso e se c'è battito, accertati che sia accelerato. In quel caso hai fatto centro. È vero, non dà molte soddisfazioni, ma magari si deve un po' sciogliere, oppure la devi sgonfiare e riporre nel cassetto. È la bambola gonfiabile. La Padre Amort. Se non sai chi sia Padre Amort, ti consiglio di cercarlo su Google. Offendere tutte e nove le cerchie angeliche durante la venuta potrebbe disturbare molti, ma pare che per molte ragazze il torpiloquio sia qualcosa di essenziale per intensificare il culmine del piacere. E se le parole vengono interrotte da sospiri e gemiti, ti puoi fidare del suo piacere. E se i gemiti addirittura dovessero essere accompagnati da un cambiamento della voce e da delle esclamazioni in aramaico, io fuggirei. Le sue urla riempiranno anche il tuo ego, ma cosa fare se i suoi gemiti faranno credere ai tuoi vicini che tu sia un serial killer? Di solito le ragazze urlano per due motivi: il primo per illuderti, il secondo per non sentire i tuoi grugniti. Ciò non significa che non esista una donna capace di esprimere il proprio godimento spaccandoti i timpani, ma diciamo che è molto raro. Ma perché fingono? Io non mi fiderei. Ancora, oddio, ancora, sono pronta di nuovo e rifacciamolo. Dai, su, che si fa ancora? Io non mi stanco mai. Beata te. È vero, le ragazze possono venire più di una volta, ma sicuramente se dovessi superare le tre venute nel giro di 5 minuti, io a quel punto mi farei delle domande, non mi farei prendere in giro. Ma Candy, come si può capire se le venute sono vere? Sfilati. Se lei dovesse prendere la sveglia sul comodino e spaccartela in faccia, allora tu, ferito e felice, potrai continuare. Se invece lei si dovesse fermare e chiederti perché ti sei fermato, a quel punto ha capito che l'hai sgamata. E tu
come l'hai fatta venire l'ultima volta? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua potrai trovare tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Inoltre potrai parlare con me liberamente e senza tabù. Mi sentite anche urlare qua. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!